Chiuso il secondo giro di consultazioni con i partiti, stamane si è aperto il dialogo con imprese e sindacati. È una novità che le parti sindacali siano coinvolte nella fase di istituzione di un nuovo governo, ha dichiarato il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, il quale ai nostri microfoni ha parlato dell'emergenza scolastica. Abbiamo naturalmente proposto che il modello usato a suo tempo per il protocollo sulla sicurezza, e cioè un accordo con le parti sociali per affrontare i problemi del paese, diventi il metodo con cui sia discutere il piano per l'Europa degli investimenti, sia per fare le riforme che le abbiamo indicato. La riforma del fisco, la riforma del lavoro, meno precarietà, la riforma delle pensioni, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della scuola. Noi abbiamo detto che non c'è bisogno di aspettare giugno. Noi siamo pronti a discutere già adesso se c'è un problema di recupero, come deve essere fatto, come deve essere affrontato, e soprattutto gli abbiamo detto perché noi vogliamo essere in ogni caso il primo di settembre pronti a far partire la scuola come si deve, quindi non possono continuare a esserci 230.000 precari, che non si capisce in che forma, in che modo. Quindi noi, questo è un tema, è un'urgenza che abbiamo messo immediatamente sul tavolo. E a proposito di integrazione e di rapporto con i giovani, abbiamo detto che è il momento, se si vuole guardare al futuro, che anche chi è nato in Italia e anche chi ha studiato in Italia e non ha la nostra nazionalità deve avere la cittadinanza, a proposito di integrazione e a proposito di investire sul futuro e sui giovani. A proposito della scuola, mi scusi, la DAD ha fallito secondo lei nel momento in cui si chiede di allungare nuovamente le lezioni scolastiche fino al 30 giugno? Beh, come sappiamo, la DAD ha fatto anche emergere che noi non siamo un paese connesso, non siamo un paese digitalmente messi male, no? Cioè, in tutta Italia non ci sono le stesse condizioni, no? Per cui a volte, al di là della volontà dei soggetti, la famosa interconnessione non c'è, perché noi il digitale non ce l'abbiamo in tutto il paese nello stesso modo. Quindi sicuramente sono emersi dei problemi. Secondo, come è noto a tutti, l'insegnamento a distanza non sostituisce l'insegnamento in presenza. E quindi affrontare questa situazione straordinaria significa essere pronti ad affrontare anche quello che si è determinato. Anche Lazzolino, mi scusi, aveva proposto di allungare le lezioni, eppure era stata criticata. Adesso con Draghi potrebbe essere accolta questa proposta? Ma guardi, noi abbiamo sempre discusso, nessuno ha mai criticato nessuno. Noi abbiamo sempre detto che hanno discusso poco e che hanno coinvolto poco le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo valorizzato quando abbiamo fatto i protocolli e la sicurezza, quando abbiamo fatto degli accordi. Da settembre in poi abbiamo criticato quando si è discusso con noi solo del blocco dei licenziamenti e sulle altre cose c'è stato poco spazio. Quindi noi non siamo aperti alla discussione con chi, non è che discutiamo con qualcuno perché è cambiato, noi non siamo noi che sediamo i governi, noi facciamo i conti con i governi che ci sono e noi vogliamo portare a casa i risultati per le persone che rappresentiamo e per gli interessi di questo paese. Adesso abbiamo detto che siamo pronti da domani a discutere di come affrontare anche il problema del recupero, se c'è, vedendo anche le diversità territoriali che esistono. Abbiamo detto che non dobbiamo aspettare a giugno per recuperare, si può vedere anche prima, ma soprattutto abbiamo detto che il primo di settembre, se si vuole riaprire le scuole, bisogna essere pronti a farlo e quindi la discussione va fatta adesso, non è che va rinviata. Ci sono temi emergenziali che abbiamo illustrato al premier incaricato, sottolinea Anna Maria Furlan della CISL al termine dell'incontro, che sulla scuola non ha dubbi, bisogna intervenire stabilizzando i precari. La scuola a settembre, se non si prendono provvedimenti seri, immediati, inizierà con 220.000 supplenti. Se la scuola è assolutamente, noi siamo consapevoli di questo, una leva importante per il futuro, per riattivare quell'ascensore sociale che oggi è assolutamente fermo nel nostro paese, bisogna iniziare a stabilizzare i tanti precari, le tante precarie della nostra scuola. E poi un vero piano industriale per la crescita e lo sviluppo. Con la DAD tutto il corpo docente si è messo in gioco, ha affermato Francesco Paolo Capone, UGL. Adesso chiediamo anche più attenzione per l'edilizia scolastica. Per il mondo della scuola abbiamo rappresentato l'esigenza della stabilizzazione dei precari, del riconoscimento del lavoro che tutto il corpo insegnante ha fatto in questo periodo con la didattica a distanza, mettendosi, diciamo così, in gioco in una partita che non era prevista, ovviamente. E un intervento straordinario, e questo è molto che lo chiediamo, soprattutto su quello che è l'edilizia scolastica.
perché oltre gli insegnanti, oltre gli alunni, ci sono i luoghi dove l'esercizio della scuola viene praticato e sono ancora troppo distanti dall'essere messi a norma e in sicurezza. Quindi queste sono le tre cose che abbiamo sottolineato per quello che riguarda la scuola.